Ciao appassionati dell'irrigazione. Nell'ambito residenziale, tra le tre marche professionali Toro, Reinbeer ed Hunter, qual è la migliore? Sono Federico di tuttoirrigazione.it e in molte occasioni mi è stata fatta proprio questa domanda. Oggi, da tecnico e professionista di seconda generazione, specializzato nell'irrigazione residenziale, sportiva e pubblica, ho deciso definitivamente di rivelarvi la mia opinione. Ma prima vi invito ad iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere l'obiettivo di fatidici iscritti e con un bel mi piace ci permetterà di sostenere questo progetto, condividere ulteriori contenuti che vi potranno essere d'aiuto. Posso dire che la chiave di un buon progettista è proprio conoscere le caratteristiche dei materiali per massimizzare il risultato di un progetto e quindi la resa di un impianto, pertanto svincolando dagli obblighi aziendali e quindi ottimizzando i risultati del giardino. Tra l'altro, qui sotto troverai anche un link che ti porterà nella pagina dei nostri corsi di progettazione. Il principio di base è che un'azienda non può essere perfetta in tutto, ma ha delle caratteristiche migliori in alcuni settori. Parliamo di residenziale. Toro ha ottimi prodotti ad oggi, si adatta in quasi tutte le situazioni, ha una gamma di ugelli per gli irrigatori statici tra le più ampie del mercato, comprende rotanti, angoli fissi, angoli regolabili, ugelli a risparmio idrico e ad angolo speciale. Come turbina, anche qui abbiamo un'ampia gamma, andiamo da una copertura dai 6 metri fino a 19-20 metri. Come elettrovalvola rimane sempre al top. Invece come centraline si difende molto molto bene su 230-24 volt ed ultimamente finalmente anche nei 9 volt. Reinbeer, direi che rimane sempre tra i top level anche lei. Per gli ugelli statici nell'angolo regolabile non la supera nessuno, arriva anche a 1,20 m. Una grande rivelazione, a mio avviso, sono gli ugelli R-Vana rotanti che lavorano ad una pressione superiore, intorno ai 3 bar, con una precipitazione simile a quella dei dinamici da tre quarti, e quindi assieme possono lavorare e risolvono molte situazioni ingarbugliate. Come dinamici, anche loro hanno un range che varia dai 6 ai 19-20 metri. Come centraline la situazione non è male, sia su 230-24 volt, e mentre invece per la versione 9 volt un po' meno rispetto agli anni fa. Per le elettrovalvole la gamma è molto completa e si è distinta per anni con il suo caratteristico solenoide con filtro incorporato. Hunter in Italia ha preso bene la sua posizione, avendo anche lei una buona gamma di ugelli, partendo dagli statici. Anche loro lavorano intorno a 1,20 m minimo, fino ad arrivare ai famosi MP Rotator a bassissimo consumo. Come dinamici, qui si sono scatenati sempre nel residenziale, coprendo dai 4 ai 19-20 metri. Hanno 4-5 tipologie che qualche volta si sormontano come coperture. Come centraline hanno sia versioni economiche che anche più professionali, arrivando a modelli modulari che sempre a 230-24 volt lavorano molto bene e anche nel settore dei 9 volt posso dire che sono delle ottime centraline. Come elettrovalvole si parla di un buon prodotto, da non sottovalutare il fatto che tutte e tre le aziende hanno delle centraline per irrigazione smart. Fatta questa carrellata, la scelta è legata alle vostre esigenze. Non potete pensare che con una Ferrari potete anche andare fuori strada come se aveste un Range Rover, oppure in città come se aveste una Smart. Imparare a guidare ogni auto nelle giuste situazioni vuol dire conoscere le caratteristiche ed ottimizzarne l'utilizzo. Ed eccoci la risposta. Dipende. Eccola, speravate in un qualcosa di più definitivo ed invece vi rispondo da tecnico. Spero che questa analisi vi fornisca informazioni utili e ricordatevi che potete richiedere una consulenza gratuita cliccando qui sotto nel link in descrizione. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti. Ciao, a presto.